Fiera zootecnica d'Armeno numero 62, la seconda più antica del Piemonte, siamo in lotta con il comune di Alba. È una fiera importante, ritorna dopo 2 anni purtroppo di pandemia che ha costretto gli organizzatori a bloccare, a sospendere tutte le attività, però è stato un momento di successo, un momento di incontro tra gli allevatori ma anche di confronto con le pubbliche amministrazioni. Sindaco, perché è così importante per il territorio di Armeno, per il Mottarone, questa manifestazione e perché è importante l'allevamento? È sicuramente importante per il territorio questa manifestazione perché è un modo di far conoscere l'attività del territorio e anche per incrementare l'interesse di tutti verso una zona che è montana e che ha una serie di problematiche, e quindi merito a tutti i nostri agricoltori che con passione e con molta audacia portano avanti l'attività. Paolo, Paolino per gli amici e per il mondo degli allevatori, tu hai voluto continuare una tradizione che di famiglia. Vai ancora in giro con il tuo bestiame e questo abbiamo sempre di razza bruna, originale, ecco, è importante dirlo perché purtroppo dobbiamo anche raccontare che questa è un po' in via di estinzione questa razza. Ecco, tu cosa fai, cosa fate voi per preservare, anche per lavorare, per vivere? Soprattutto come razza serve perché io non gli do niente e vivono solamente con il pascolo e l'erba esclusivamente del Mottarone. Ci si dimentica qualche volta, in buona fede assolutamente, che dietro queste attività, dietro la fiera per esempio, ci sono delle attività economiche. Qui ci sono decine di famiglie che vivono anche di allevamento e di agricoltura. Ecco, come si può fare, cosa si può fare per sostenere queste attività? Sì, come ricorda lei è necessario dare una mano a queste aziende perché fanno innanzitutto economia e quindi fanno girare il territorio anche dal punto di vista turistico, ma è importante che abbiano il presidio sul territorio. Io non posso provare a immaginare se non ci fossero loro, anche con gli animali da portare al pascolo, e se ci fosse questo territorio qua, se non fosse abbandonato. Purtroppo poi abbiamo gli agricoltori che devono lavorare contro la siccità di quest'anno, abbiamo avuto il problema del Covid, abbiamo avuto l'alzamento dei prezzi dovuti alla guerra. Abbiamo il problema della fauna selvatica, io sono presidente di Coldiretti dal 2016 e non conto più le numerose battaglie che abbiamo fatto e che continuiamo a fare per dare una mano agli agricoltori in risposta alla problematica della fauna selvatica, perché è veramente importante.